Salve a tutti, bentornati nel canale. Io sono David e in questo video farò un tutorial dove vi mostrerò come utilizzare i waypoint col vostro DJI. Questo tutorial è valido con gli ultimi droni DJI, quindi sia droni della serie Mini come Mini 4 Pro, della serie Air, Air 3, ma anche della serie Mavic. Condividono tutti lo stesso sistema, le differenze sono pochissime. Quindi vi consiglio di guardare questo video fino in fondo. Prima però, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciarmi un like qua sotto. In questo modo mi aiuterete. Partiamo subito con questo tutorial. Questo tutorial va bene sia che siate principianti che esperti, e questo vi servirà per sfruttare al meglio le potenzialità di questo piccolo drone. Prima di iniziare, assicuriamoci di avere il drone all'ultima versione del firmware, che l'app DJI Fly sia configurata sia nell'ultima versione. Vi mostrerò in questo video come configurare i waypoint, è molto semplice. Andremo a far volare il drone, vi farò vedere, vi guiderò passo passo su come fare se avete un Air 3 magari o un Mini 4 Pro. Beh, questa procedura sarà perfetta. Imparerete a selezionare i punti sulla mappa, impostare i punti di interesse, l'altezza di volo, la velocità del drone, insomma impostare tutti i parametri di sicurezza per volare tranquilli col vostro DJI. Ok ragazzi, andiamo a vedere per prima cosa come impostare waypoint nella DJI Fly. Ok, andiamo nell'applicazione DJI Fly, apriamola, andiamo ad associare il DJI Mini 4 Pro, anche se attualmente il drone non è acceso, ma possiamo impostare il nostro piano di volo comunque. Andiamo a ingrandire la mappa, naturalmente occorre avere una connessione dati attiva. E mettiamo il caso che noi vogliamo andare a riprendere il ponte, questo che ho qui alla mia sinistra, e vogliamo, diciamo, pianificare appunto un volo sopra che ritragga appunto questo soggetto. Andiamo nell'icona qua a sinistra e andiamo a impostare i waypoint. Voglio tenerli a una certa distanza dal ponte, andiamone a selezionare almeno 4. Ok, facciamo un'orbita a ferro di cavallo, a questo modo. Vedo che passa un po' troppo rasente, anzi, torno indietro. Questo waypoint passa un po' rasente all'edificio, allora vado a stringere un po' la traiettoria in questo modo qua. Ok, diciamo che può andare, anzi ne voglio mettere un altro per fare il percorso un po' più difficile, e poi anche un altro ancora. Ok, a questo punto non ci resta che andare a scegliere il punto of interest, poi ok, e scegliamo il ponte. Il nostro ponte sarà il punto di interesse primario, ma ne voglio scegliere anche un altro. Voglio che questo salto di quota, questa briglia, questa piccola cascata artificiale, voglio che sia il mio secondo punto di interesse. Ok, abbiamo impostato il nostro piano di volo, però a questo punto occorre andare a personalizzarlo. Questa applicazione ci offre tante personalizzazioni. Intanto andiamo su questa icona qua a sinistra e vediamo che possiamo andare a salvare. Io salvo il mio piano di volo attuale. Poi vedo che qua sulla destra ci sono dei puntini. Vado a cliccare su questi puntini e mi fa scegliere una serie di parametri, tra cui la velocità di movimento del drone, 2,5 metri al secondo, può essere buona, per me va bene, decido magari di abbassarla a 2,2. Poi mi viene chiesto RTH, cioè cosa farà il drone se perderà il segnale, tornerà al punto di partenza, quindi al return to home, oppure atterrerà, oppure stazionerà in volo. Io voglio che lui torni al punto di partenza. Questo relativamente al punto iniziale, però vedete queste impostazioni possono essere variate per ogni singolo punto che abbiamo impostato. Ok, siamo pronti, ma ancora manca qualcosa, perché se andiamo a vedere
meglio, i waypoint hanno anche una freccetta. Vediamo se riesco a zoomare. Ad esempio, il primo guarda il secondo guarda il terzo guarda il quarto, e questo non ci piace. Vogliamo che i primi quattro waypoint guardino il primo punto di interesse. Come fare? Selezioniamo uno e andiamogli a dire la direzione. Quindi andiamo qua e possiamo scegliere segui la rotta, manuale oppure point of interest, che è quello che andremo a scegliere noi, e vediamo che la freccetta è stata cambiata. Adesso il primo waypoint guarda il primo punto di interesse. La stessa cosa la facciamo anche per il secondo. Basta semplicemente cliccare e poi andare a modificare questo valore, e anche in questo caso viene variata la freccina. È molto pratica come applicazione. Quelle della DJI sanno il fatto loro per praticità, e quindi utilizziamo questa applicazione. Andiamo a vedere adesso il quinto e sesto, e in questo caso vogliamo che questi due waypoint seguano il punto di interesse, però non il primo ma il secondo. Come facciamo? Andiamo qua a scegliere il poi che vogliamo. È molto molto semplice, quindi vado a selezionare point of interest e poi qua a destra vado a dire voglio il punto di interesse 2. L'altezza è 50 metri, la lasciamo invariata. Ok, posso adesso, anzi devo adesso, andare a dire al drone cosa deve fare, se registrare una clip, se scattare una foto. Quindi vado nel primo waypoint e torno indietro, seleziono il primo waypoint e vado a impostare avvia la registrazione. Mi compare il simbolo della registrazione, e adesso facciamo la stessa cosa per interrompere la registrazione. Quindi andiamo nell'ultimo e andiamo a arrestare la registrazione. Vedete, mi compare il simbolo della registrazione, in questo caso bianca. Perché? Perché verrà appunto stoppata la registrazione. Quindi vado di nuovo a salvare tutto quanto, salva, ok, e diciamo che il nostro lavoro di pianificazione è pronto. Abbiamo fatto i waypoint, ma adesso non ci resta che volare con lui prima che tramonti il sole. Lo sapevo. Vieni a volare e ti manca l'SD. Ora, sarà possibile che decido di venire a volare e non controllo di avere l'SD nel drone? Siamo pronti per andare a eseguire questa missione, e quindi andiamo su avanti e andiamo su go. Ok, il drone parte, è già in movimento, vedete ragazzi, sta salendo. Controlliamo sempre di non avere ostacoli quando facciamo, quando impostiamo la missione di volo. Come prima cosa dobbiamo dire qual è il punto iniziale, nel nostro caso è il punto 1. Quindi la velocità è corretta, il drone tornerà al punto di decollo qualora perdesse il segnale, e andiamo su go, vediamo cosa succede. Il drone dovrebbe andare a posizionarsi sul primo punto. Vediamo se lo fa correttamente. Andiamo nella mappa. Ecco, lo vedo chiaramente. Naturalmente il test va fatto a vista, ma io sono veramente qui vicino, quindi riesco a vedere perfettamente tutto quanto. Va nel primo punto, fa partire la registrazione. Registrazione partita. E a questo punto mi rendo conto di aver commesso un piccolo errore. Cosa fare se abbiamo sbagliato qualcosa? Ad esempio, ho sbagliato l'altezza, perché vedete il drone non sta mirando al ponte ma sta mirando in alto. Vado a interrompere la missione, vado in waypoint, vado su point, vado sul primo punto di interesse e mi chiede l'altezza. Vedete, cosa che non avevo precedentemente impostato, mentre l'altezza nel mio caso del punto di interesse si trova all'altezza del suolo. Possiamo lasciare 0,5, va bene, però era del tutto sbagliata 50 metri, quindi anche in questo caso mettiamo un'altezza prossima allo 0 e vediamo che possiamo rimpostare il volo anche se abbiamo già decollato. Ci siamo accorti di aver commesso qualche errore, quindi ripremo go, vediamo cosa fa il drone.
dovrebbe ritornare al punto 1 e far ripartire la missione. Vediamo se lo fa correttamente. Si orienta, va sul primo punto, dovrebbe girare l'inquadratura e andare a inquadrare il ponte. Vedete? Oh, adesso ci siamo. Quindi molto semplicemente possiamo andare a modificare la missione anche durante le operazioni sul luogo, in campagna, dove vogliamo. Consiglio sempre di impostare la missione a tavolino, magari studiare bene l'ambiente, guardare le mappe aeronautiche, vedere se ci sono limitazioni al volo. E poi successivamente, con il piano di volo pronto, andare a eseguire la missione a waypoint. Questo drone è fantastico perché non si era mai visto su un drone della serie Mini un sistema automatico per la gestione del volo così evoluto, preciso e facile da utilizzare. Il drone mi ha appena detto che la memoria interna è piena e quindi naturalmente avrà interrotto la registrazione, ma i fini didattici per questa prova non ha nessuna importanza e vediamo un po' se arriva a compiere completamente tutta la missione. Siamo al terzo waypoint e lui sta continuando ad inquadrare il ponte. Molto bello. Molto bella come inquadratura, anche se non c'è tanta luce, ma già da qui si può capire la qualità di questo waypoint, che è tutt'altra cosa rispetto a un waypoint che ho provato, per esempio con Lishi, con Maven. Ci sono tante applicazioni che nel corso del tempo si sono evolute per i droni DJI che hanno appunto gli SDK rilasciati. Questo drone ancora non ha gli SDK rilasciati, però DJI ci ha fornito una modalità di volo automatico ben fatta per chi cerca, diciamo, un volo per lato video, cioè lato cinematografia, un po' meno per chi cerca un piano di volo lato fotogrammetria, quindi lato lavorativo. Vediamo cosa succede, perché a questo punto, quando siamo in prossimità del quarto waypoint, dovrebbe cambiare l'inquadratura. Vediamo se lo fa correttamente. Lui dovrebbe continuare a orientarsi verso il primo punto di interesse, ma poi, quando arriva al quinto waypoint, dovrebbe cambiare punto di vista. Vediamo se lo fa correttamente, se ho impostato tutto correttamente, ma ho commesso forse un piccolo errore. No, è corretto, cioè tra il quarto e quinto waypoint il drone piano piano va a cambiare il punto di vista, quindi passa da mirare il ponte a mirare questa piccola cascata. Insomma, piccola non è, questa cascata, questo salto di quota che fa il percorso fluviale. Quindi sul quinto waypoint già ha mirato il centro della cascata, tutto alla perfezione come programmato. Tramite la mappa vediamo esattamente dove mira il drone, dove è situato, che è qua vicino a me, e il percorso che sta facendo, che ricalca esattamente questa striscia verde che abbiamo precedentemente impostato. Beh, direi, ragazzi, è fantastico avere un drone così facile da utilizzare in waypoint. È veramente bello. Questo sistema non ha solo finalità legate a fare magari delle belle riprese, belle fluide, magari abbiamo un'idea di un volo e in questo modo siamo sicuri di andare precisi anche se non siamo pratici. Adesso dovrebbe tornare al punto di decollo, vediamo se lo fa. Ok, sta tornando. Però, come dicevo, questo sistema può servire anche a scopo lavorativo. Mettete il caso che volete controllare lo stato di avanzamento di un cantiere, oppure volete vedere come cambia al cambiare delle stagioni una certa cosa, ad esempio magari
avete un'azienda agricola e volete monitorare appunto i frutti che ci sono, le piante che ci sono, beh, con questo sistema salviamo la missione e siamo certi di andare a rifare sempre lo stesso percorso. Il drone è quassù sopra di me, io sono qua sotto, vediamo se riesco a prenderlo, ma direi proprio di sì. Vieni, Mini 4 Pro, ora dovrebbe sentirmi con i sensori, vediamo se ha alzato la gimbal in questo momento e il drone atterra sulla mia mano. Abbiamo visto come fare a realizzare una missione a waypoint con il Mini 4 Pro, ma la stessa guida è valida anche con Air 3 perché il sistema è lo stesso. Differenze rispetto ad altre applicazioni alternative che attualmente non sono supportate da questi droni, come Lishi, come Maven, ce ne sono tante, ne ho portate tantissime qui nel canale, trovate un sacco di video sulla fotogrammetria, su queste applicazioni, sui voli automatici. Beh, ce ne sono tante differenze, perché questo sistema è più fluido, però è più chiuso, non possiamo programmare waypoint dal PC, cosa che abbiamo già chiesto a DJI. Sui forum ufficiali ci sono tanti post e anch'io ho avanzato questa richiesta, perché sarebbe fantastico poter lavorare al PC su un bello schermo e andare a impostare tanti waypoint. In questo modo potremo utilizzare il Mini 4 o il Air 3 anche a scopo lavorativo, un po' meglio, diciamo. Altre cose da dire, ragazzi, attenzione quando voliamo waypoint, perché il drone manterrà il piano impostato e quindi, se abbiamo commesso errori, questo drone ha i sensori, ma nel caso in cui lo facciamo con i sensori disabilitati o comunque i sensori non prendano bene, potremo andare a sbattere su qualche ostacolo, quindi facciamo sempre molta attenzione. Un'altra cosa che mi sento di dire è che il drone va sempre condotto a vista, nonostante abbiamo impostato il piano di volo, dobbiamo essere sempre pronti con il radiocomando per andare a interrompere, qualora ce ne fosse la necessità, la missione. E consultate sempre le mappe per essere sicuri che dove volate appunto non ci sono restrizioni aggiuntive che magari non vi aspettavate, quindi è sempre meglio andare a guardare le mappe prima di andare a fare il volo in campagna. Potrebbe essere ad esempio stato istituito un NOTAM il giorno prima senza appunto che voi lo sappiate. Bene, io spero che questo tutorial vi sia sembrato utile. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo con nuovi video con il Mini 4 Pro o altri droni, alla prossima, ciao!